Salve popolo di YouTube, io ne ho già 82 e il nostro amico Echo the Dolphin, eccolo qua, vi diamo il benvenuto, il bentornato su Shio. Come sapete, uno degli argomenti più triti e ritriti in tutti i forum di videogames da tantissimi anni è la mancanza di originalità nel mercato mainstream. Abbiamo tutti gli anni, vediamo sempre dei grandi cloni, seguiti, cloni, sempre degli stessi giochi. Ma questo perché? Lo sappiamo bene ormai, perché le grosse software house, i grossi publisher non vogliono rischiare di perdere soldi proponendo nuovi IP. Infatti, perché produrre un gioco AAA oggi come oggi costa veramente tantissimo e quindi sbagliare uno di questi giochi. Buttarsi nell'ignoto proponendo qualcosa di nuovo è molto rischioso perché rischia di far perdere appunto tantissimi guadagni a queste software house. Allora giocano sul sicuro proponendo sempre le stesse cose. Allora, un povero videogiocatore che è stufo, comunque non vuole giocare sempre ai soliti God of War o ai soliti Call of Duty, a prescindere dalla qualità di questi ultimi, insomma, uno che è stufo, non vuole più giocare a questi giochi, cosa deve fare? Per forza deve, oggi come oggi, rivolgersi al mercato indipendente. E è questa anche una delle ragioni per la quale la mia rubrica è nata, cioè per guardare, oltre che alcuni classici del passato, guardare anche i prodotti che escono adesso nel mercato indipendente, un po' per capire un po' come il mercato dei videogiochi o come il medium del videogame può andare avanti o può sperimentare. Il gioco di oggi è un gioco molto sperimentale, un gioco molto estremo e molto particolare. Si chiama Home, è un gioco programmato da un certo Benjamin Rivers ed è uscito qualche settimana fa su Steam. La dicitura, comunque, viene sempre descritto, questo gioco viene sempre descritto come un survival horror, appunto con grafica retro. Questa definizione vi ricorderà sicuramente Lone Survivor, il gioco di cui abbiamo parlato qualche mese fa, sempre qui su Shiva. In realtà si tratta di un prodotto un pochino diverso, però adesso vediamo bene che cosa ha da dire, cosa ha da comunicarci Home, grazie anche all'aiuto del nostro amico Luca Cavaliere Oscuro Massario. Giudicare Home non è certamente cosa facile. Non è cosa facile perché essenzialmente il prodotto non è un videogioco vero e proprio, andandosi a inserire in quel filone di titoli come To the Moon o Dear Esther, che sono assimilabili più a visual novel interattive che a veri prodotti giocabili, proprio considerando le scarse possibilità di interazione offerte a chi usufruisce del prodotto. In questo senso, Home sicuramente offre una gamma di azioni decisamente più vasta del titolo dei Freebird e sicuramente anche quello dei The Chinese Room, vantando ad esempio oggetti da raccogliere e utilizzare al momento giusto. Peccato che il tutto si riduca ad una mera azione meccanica, in quanto una volta ottenuto l'oggetto X, il protagonista, eliminando qualsiasi necessità di pensare, declamerà a gran voce la possibilità di utilizzo dell'elemento di turno. Sono presenti anche alcuni puzzle, ad esempio quello basilare della Torre dell'Acqua, sui quali però è praticamente impossibile soffermarsi per più di un minuto. Anche se la trama sembra quella tipica di un horror, parte della tensione svanirà quando scoprirete che nel corso dell'esperienza è impossibile morire. Anche le azioni apparentemente più pericolose, come quella di saltare in un buco, avranno come unico effetto quello di far pronunciare una linea di dialogo al protagonista, non influenzando minimamente il resto dell'avventura. Si è parlato della trama. Ecco, questa è di quanto più confusionario possa esistere. Sono presenti dei bivi narrativi che altro non sono delle scelte del tipo ripongo la pistola nella vetrinetta o me la tengo. Cose apparentemente irrilevanti che però permettono di influenzare un finale che sarà diverso in base alle decisioni prese. Peccato che ognuna di queste conclusioni alternative siano totalmente insoddisfacenti, dato che non si avrà mai né una chiara visione degli eventi, ma neanche una teoria o un'ipotesi appagante. Gli unici dati certi provengono infatti da una lettera contenuta all'interno della cassaforte della casa. Peccato che ben pochi riusciranno ad accedervi, dato che la password necessaria non è rinvenibile nel gioco, ma si trova solo sul web, essendo una specie di contenuto extra dato ai tempi agli acquirenti della versione boxata del gioco. In ogni caso, visivamente il gioco è molto interessante, presentando la stessa impostazione scrolling laterale già vista in Lone Survival, nonché alcuni accorgimenti che incrementano decisamente l'atmosfera del tutto, come la ripresa soggettiva di una porta che si apre o dei gradini di scale, sicuramente un omaggio alla saga di Resident Evil. Nonostante ciò, non mi sento di consigliarvi tale titolo, a meno non a prezzo pieno. Costando appena 2 euro, infatti, Home potrà, anzi dovrà, essere portato a termine in un'unica sessione, visto che sarà assente qualsiasi opzione di salvataggio.
La durata si aggirerà attorno ai 50 minuti, almeno la prima volta, perché per forza di cose essa diminuirà nelle partite successive. Insomma, se siete curiosi, aspettate che il titolo venga inserito in qualche bundle o tra gli sconti natalizi di Steam, in modo da portarvelo a casa per pochi cent. Nel complesso, si ha la sensazione di una buonissima occasione andata sprecata, con alcune scelte penalizzanti e anticlimatiche che hanno influito negativamente sul tutto. Ecco, lo so che ti sei spaventato a giocare a Home, come quella volta che hai giocato a Lone Survivor e dopo non hai più voluto dormire da solo. Sì. Vabbè, bene, grazie, grazie proprio YouTube. Questo era Home di Benjamin Rivers. A noi, come vedete, non è piaciuto tantissimo, però abbiamo comunque apprezzato il tentativo di Benjamin Rivers di darci qualcosa di nuovo, qualcosa di sperimentale, qualcosa che non siano sempre le solite cose. E quindi lo ringraziamo. E sinceramente, a me personalmente questo Home ha ricordato un po' una versione 2D, mi è sembrato un po' la versione 2D di Lester, oppure forse è meglio dire di Anna di Dream Painters. A proposito, Anna di Dream Painters è uscito su Steam, almeno da pochi giorni è uscito su Steam, quindi se ve lo siete persi su Desura o su Zodiac, andatevelo a prendere assolutamente, perché è un gioco veramente che merita. E poi niente, di Dream Painters, e se poi a voi non piace sono affari vostri, comunque ve lo consiglio. Benissimo, io vi saluto, ci vediamo alla prossima e mi raccomando, non fate come Ecco e non esagerate con i giochi horror, perché dopo avete paura, andate a letto e fate la pipì a letto. E dopo tocca a me pulire la pipì a letto, vero? Voi non sapete che schifo che fa la pipì dei delfini, cioè, ma fai uno schifo quando fai la pipì tu? Io non so, io non riesco a capire.